Guy, ciao ragazzi, ben ritrovati. E questa sera andiamo avanti, facciamo la seconda parte di quello che è un bellissimo pezzo di Johann Sebastian Bach, che è appunto l'aria sulla quarta corda. Ok, come sapete è un pezzettino che è di una pagina sola, eccola qua, nella descrizione il link per poter recuperare la partitura. E la volta scorsa abbiamo fatto la prima parte, che era composta da due righe, quasi due righe e mezzo, mentre questa sera andiamo a fare la seconda parte, che sono le rimanenti tre righe e mezzo di pentagramma. Questa, come ho detto l'altra volta, è una versione leggermente semplificata, che io tendo a fare queste versioni semplificate per voi che mi avete seguito facendo il Bayer e che adesso magari state seguendo anche il Cesi Marciano. Vado a cercare i brani classici, belli, famosi, che conoscete, ma che siano versioni che potete fare tranquillamente senza nessun problema. Bene, voglio ricordare, come l'avevo già accennato quando abbiamo fatto la prima parte, che questo tutorial dell'aria sulla quarta corda, I on the G string, entrerà a far parte, fa parte di quello che è il primo volume, eccolo qua, lo vedete, di tutorial di musica classica. Quindi questa seconda parte completa appunto questo piccolo brano di Bach, e quindi su questo volume, su questa pendrive, troverete due pezzi di Bach, che sono appunto il primo era il preludio in do minore BWV 999, e questo, e poi di appunto aria sulla quarta corda. Poi ci sarà di Beethoven e per Elisa e l'adagio al chiaro di luna, e di Chopin il preludio numero opera 28 numero 4. Ecco, questi cinque pezzi classici, questi tutorial, fanno parte appunto di questo volume 1 dei tutorial di musica classica. Adesso lo vediamo piano piano come deve essere, quindi sapete che come sempre facciamo mano destra, mano sinistra, mani unite in versione semplificata, direttamente sulla playlist libera di YouTube, mentre per quanto riguarda la versione completa dettagliata vi invito sempre ad andare su patreon.com/blustudiorecord, dove lì appunto ci sono tutti i pezzi completi, o altrimenti li trovate appunto per quanto riguarda questi brani che ho citato sulla pendrive. Voglio specificare, quelli che sono sulla pendrive non sono quelli semplificati, sono logicamente quelli completi e diciamo in tutte le loro parti e nei loro dettagli. Bene, detto questo, ragazzi, bando alle ciance. Mi raccomando, se è la prima volta che vedete questo video, iscrivetevi, mettete anche la campanella per ricevere le notifiche, in maniera tale che rimanete sempre aggiornati. Andiamo a vedere questa seconda parte dell'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach. Ok, bene, allora andiamo a vedere questa nostra seconda parte di questa aria sulla quarta corda. Allora, la volta scorsa nella prima parte vi ho lasciato fare solo queste due righe, giusto per farvi capire come è articolato un po' il pezzo. Vedete che è un po' tutto uguale, dove la sinistra lavora prevalentemente di queste ottave che si continua a spostare la mano, e mentre la destra appunto va a fare tutto quello che è la melodia, e avete visto già nella prima occasione, bisogna fare attenzione al discorso del numero delle dita. Ok, bene, allora adesso andiamo a vedere questa, più che rivedere, vedere di proseguire e andare a fare questa seconda parte, che sono le rimanenti tre righe e mezzo, insomma quasi quattro righe. Allora io vi direi di fare una cosa. Allora, intanto vediamo prima la mano destra e la mano sinistra separate, poi andiamo a unire le due mani, e poi dopo andremo a frazionare questa seconda parte. La frazioniamo in 1, 2, 3, 4, in 5 spezzoni, il discorso che diciamo come se fosse un puzzle, perché se la volete studiare tutta in una volta sola
vi rimane un po' più difficile. Questo metodo di studio rimane un po' più facile nell'approccio, nel senso che separiamo questa seconda parte in 5 pezzi e vi studiate singolarmente i 5 pezzi. Man mano che avete studiato bene il primo, studiate bene il secondo e poi li andate a concatenare insieme. È un metodo di studio molto più pratico e vi riuscirà meglio farlo in questa maniera qua. Ok, nel frattempo niente, andiamo a vedere allora le mani separate, prima la mano destra, poi la mano sinistra, mani unite, e poi andremo a vedere tutti i dettagli e tutti i particolari. Ok, pronti? 1, 2, 3, 4. Poi si ripete due volte, anche questo pezzo qua, come il primo, va fatto due volte interamente tutto quanto. Ok, adesso andiamo a vedere quella che è la mano sinistra. Pronti? 1, 2, 3, 4. Abbiamo visto anche la mano sinistra, vedete che è tutto per il 90% un movimento in ottave, cioè sale, sposta la mano, a volte parte dal basso, va dall'alto e poi dall'alto al basso, o altrimenti a volte viceversa, dall'alto in basso e dal basso all'alto. Quindi dovete semplicemente cercare di memorizzare, schematizzare bene questi movimenti. Ma in sé, come avete notato, suonare solo la mano sinistra
non ha un, quasi un significato armonico, perché effettivamente è un po' come lo discorso che ho fatto l'altra volta, è sempre il discorso del concetto del contrappunto di Bach. Quando poi andate a mettere insieme le due mani, ecco che lì vengono fuori la melodia corretta e le armonizzazioni giuste e le disonanze, eccetera, eccetera. Il bello di Bach è proprio questo. Ok, andiamo a vedere invece a mani unite come deve venire il pezzo. Ok, pronti? 1, 2, 3, 4. Abbiamo visto anche a mani unite come deve venire. Ora facciamo una bella cosa. Prendete una matita, ecco, prendete una matita e andiamo a fare un lavoro di questo tipo qua. Due, tre, quattro. E lo rifate la seconda volta. Ok, bene, abbiamo visto quindi anche questa seconda parte, ragazzi, quindi l'impegno anche qui sotto certi aspetti, in alcuni punti sembra facile il pezzo, sotto altri aspetti dovete curare bene il passaggio delle dita e concentrarvi bene e utilizzare questo metodo che vi ho detto, cioè l'abbiamo diviso in 5 spezzoni, fatelo, studiatelo spezzone per spezzone e poi come un puzzle lo andate a incastonare tutto insieme. Per farlo corretto dovete fare due volte la prima parte, due volte la seconda parte senza commettere errori. Quando sarete riuscito a farle due volte senza commettere errori, allora a quel punto potrete dire di essere riusciti a fare aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach. Bene ragazzi, avete visto? Ok, dai, è un pezzo che se vi mettete lì con pazienza e con calma riuscirete a fare sicuramente, e vedete che quando lo farete Bach è sempre un autore, che è un artista che porta grandi soddisfazioni nei suoi brani, quindi quando riuscirete a farlo con la vostra calma e pazienza e tanta pratica, vedrete che sarete ben contenti e avrete grande soddisfazione di poterlo fare. Detto questo, ragazzi, io vi auguro un buon studio, vi do un appuntamento al prossimo tutorial e vi saluto con il mio solito e consueto. Bye bye!